pronti per la suite 102.5 Prime Time Live di questa sera qui su RTL 102.5. Noi vogliamo così farvi avere un piccolo assaggio di quello che hanno preparato questa sera per noi. Buongiorno Colapesce Di Martino, ciao! Ciao, buongiorno! Buongiorno. Beh, noi partiamo subito, andiamo a stasera. Cosa ci portate qui sul palco della suite 102.5 Prime Time Live? Vi proponiamo una serie di pezzi che sono all'interno del nostro primo disco insieme con Antonio dal titolo Immortali, e anche alcuni brani tratti dal nostro vecchio repertorio. E niente, questo li abbiamo riarrangiati per l'occasione con in trio io, Antonio e Alfredo Maddaluno, che è un musicista che ormai ci segue da anni di Napoli. Non vediamo l'ora di suonare finalmente. Allora, noi vogliamo saperne un po' di più su di voi. Ad esempio, Lorenzo Colapesce, parlaci un po' di te, della tua storia. Sono un artista siciliano. Ok. Comincio la mia carriera come indipendente. Ho fatto già 3 dischi prima di questo sodalizio con Antonio. E niente, ho alle spalle in realtà ormai una gavetta di più di 15 anni dove abbiamo calcato veramente qualsiasi palco in qualunque provincia e buco italiano, e lo stesso Antonio. E poi insieme con Antonio abbiamo cominciato a collaborare qualche anno fa, prima come autori per altri artisti, per interpreti. Abbiamo scritto tantissimo, da Emma Marrone a Marrakesh, veramente 1000 artisti. E quindi vado breve, così lascio anche spazio a Antonio. Appunto. Allora diamo subito la parola a Antonio Di Martino, un po' la tua storia in breve. Sono il mio quinto disco, ho fatto dei dischi da solo prima di fare questo disco con Lorenzo, e anch'io sono siciliano ma dall'altra parte della Sicilia, di Palermo. Ma anch'io suono da più tempo rispetto ai dischi che ho fatto, perché come Lorenzo vengo da una gavetta lunga di locali, di pizzerie, di matrimoni, diciamo, che facevamo anche negli anni, alla fine degli anni 90, diciamo, inizia, diciamo, il mio percorso. E il mio primo disco esce nel 2010, quindi adesso quest'anno sono 11 anni, diciamo, dall'uscita del primo lavoro discografico, che si chiamava Cara Maestra Abbiamo Perso. Oh, Antonio, restiamo da te, veniamo un po' all'oggi. Avete spaccato letteralmente con questo pezzo al Festival di Sanremo, Musica Leggerissima, l'abbiamo ascoltato poco fa. Ve lo aspettavate tutto questo successo? No, è stata un'assoluta sorpresa. Non avevamo anche assolutamente idea di questo poi risvolto così di popolarità del brano. Sicuramente, vabbè, grazie principalmente al Festival di Sanremo, che è un megafono gigantesco e quindi ha fatto arrivare il brano veramente ovunque, e grazie anche alle radio che ci hanno passato moltissimo nelle ultime settimane, rendendo il brano così già celebre quasi da subito, ecco. Sì, no, più che altro lo cantiamo tutti, diciamoci la verità. Che cosa state lavorando, a qualche progetto nuovo? Stiamo organizzando il tour che sarà quest'estate, quindi stiamo lavorando agli arrangiamenti del live con la band. Certo, quello di stasera non sarà proprio la formazione del tour che ci sarà in estate, ma sarà una formazione più acustica, perché come diceva Lorenzo saremo solo in 3. Il tour invece ci sarà una band, ci saranno insomma delle bellissime luci, non vediamo l'ora di cominciare a suonare. Certo, insomma, quella di stasera sarà già una grande ripartenza. E sentite, ma fuori onda, no? O meglio, dietro le quinte, il vostro rapporto com'è? Cioè, vi capita magari di litigare per scelte professionali o per altro? No, devo dire che con Antonio siamo quasi sempre d'accordo. Ecco, può capitare, magari qualche volta non siamo d'accordo, però di base su queste cose siamo proprio sereni, ecco. Abbiamo le idee chiare, anche perché c'è stata una lunga preparazione al progetto, non siamo, ecco, messi insieme o gli sprovveduti che fanno le cose da qualche giorno, quindi abbiamo una bella sintonia che ci ha permesso anche di lavorare tutti questi anni insieme. Assolutamente. E allora date l'appuntamento a questa sera, a questo punto, voi. Mi raccomando, amici, ascoltatori, tutti, sintonizzatevi su RTL, che c'è un live imperdibile di 2 terroni a stasera. Ecco, questa è un po' no, Giusy, la loro vena ironica, la loro caratteristica vera. Da dove viene? Poi ci salutiamo.
Abbiamo studiato anni immagino. A New York. È forse un po' il mood dei siciliani, hanno un po' questa vena autoironica. Ecco, siamo cresciuti in due paesini, io e Antonio, in situazioni distanti ma molto simili, dove l'ironia in famiglia, io penso a mia nonna, anche al nome di Antonio. Sì, però quello che diciamo ci accomuna è il fatto che ci prendiamo in, prendiamo in giro molto noi stessi. Questa è una cosa importante, cioè anche quando sembra che prendiamo in giro gli altri, in realtà partiamo sempre dai nostri difetti, perché non accettiamo tante cose di noi e quindi le esorcizziamo. Certo. Poi a volte magari questa ironia viene anche travisata, gente non capisce benissimo se siamo seri o meno, quindi a volte ci becchiamo anche un sacco di critiche, di haters. La verità è che siamo degli insicuri. Bella questa parte umana di Colapesce di Martino, che a questo punto vogliamo salutare e le aspettiamo ovviamente questa sera. Grazie a tutti e due, ciao. Grazie a te, ciao a tutti, ciao. Stasera.